In questa città, un pomeriggio della primavera del 1948, lo zio Tini, che lavorava in banca, mi regalò un libretto di risparmio. Lo conservo ancora da qualche parte, con annotate sulla prima pagina le poche lire di quel primo, unico deposito. Quel libretto rappresentò il mio primo contatto con la cassa di risparmio in Bologna, della quale in modo totalmente inconsapevole, a soli 10 anni di età, divenni in qualche modo cliente. Quel libretto oggi motiva forse la storia che sto per raccontare, che è la storia soprattutto di un sentimento che ha legato da sempre questa banca alla città nella quale sono nato. Quasi tutte le storie, o almeno le più belle che riguardano questa città, sono legate al passato, hanno inizi lontani, come se ci fosse nella gente di qua una volontà di non disperdere ciò che altri fecero, di non sciuparlo, perché sciupare era una paura grande della gente di campagna, una parola ripetuta molte volte nel giro breve di una giornata. E con l'intento di insegnare alla povera gente a risparmiare, un gruppo di uomini si riunì una mattina del gennaio del 1837. Se dalla sicurezza economica deriva gran parte della felicità degli stati, non vi è alcun dubbio che la povertà del popolo crei grave e pubblica sciagura. Voi conoscete certamente il pericolo che si corre nell'elevare le classi, nel togliere di mezzo tutte le diversità. È vero, è vero. Non possiamo e non dobbiamo correre il rischio. Abbiamo già dato un sistema carcerario troppo permissivo, gli ospedali per l'infanzia abbandonata, le case popolari. Che cosa vogliono di più? Vogliono mangiare, ne hanno diritto. Propongo di votarci 50 scudi a testa. Sì, sono d'accordo. Non sarà difficile, Bologna, reperire 100 sottoscrittori per formare un capitale di 5.000 scudi. Ma non tutti erano d'accordo. E neppure l'autorevole invito della Chiesa servì a trattenerli. In quegli anni difficili, in una situazione politica così incerta, dare sicurezza alle classi più umili poteva rappresentare il più grave dei pericoli. Ma i migliori rimasero. E già in quella prima riunione si tentò un appello. E ci fu chi raccolse l'invito e la sfida. Sono d'accordo. Conte Filippo Agucchi. Sono d'accordo. Marchese Carlo Bevilacqua. Sono d'accordo. Marchese Camillo Pizzardi. Sono d'accordo. Marchese Francesco Guidetti. Sono d'accordo. E questo appello continuò e continuò nei giorni e nelle settimane successive. E fra i tanti che si rifiutarono, 100 firmarono quel primo impegno, e fra questi persino il compositore Gioachino Rossini, il bizzarro conte Cesare Mattei e il conte Filippo Baciocchi, cognato di Napoleone I. Così, la prima domenica di ottobre di quello stesso anno, la cassa di risparmio in Bologna cominciò la sua storia. Una banca aperta solo la domenica può apparirci oggi come una scelta bizzarra, ma si scelse quel giorno di festa per dare la possibilità alla povera gente di non interrompere le loro attività. Il comune consentì l'utilizzo di alcune stanze del Palazzo del Podestà e il neoassunto Domenico Pozzi, capellone ante litteram e maestro di matematica, decise di dare solennità alla ricorrenza attraverso uno schizzo che ritraeva i suoi colleghi colmi di lecita fierezza per il grande momento che stavano per vivere. Fatto. Coraggio, tutti a posto. Ma non viene nessuno. Guarda un po' giù in piazza. Niente. Pensi che figure facciamo se fino a stasera non arriva nessun cliente? Il fatto è che sono diffidenti. Ieri a messa mia moglie ha sentito delle persone parlare. Sì, anche mia madre. Dicono che portare i soldi qua non è sicuro. Qua a Bologna chi presta i soldi è sempre stato visto male dalla gente. Ma poi è gente che ce la fa appena campare. Come si fa a pensare che il primo giorno portino qui subito i loro soldi? Per me non viene nessuno. Lei, Brocchi, stia zitto, che anche quando stava al Dazio mi ha portato sempre sfiga. Sì, direttore. E i tanti campanili di città e l'orologio della piazza suonarono mezzogiorno senza che nessuno dei tanti clienti attesi fosse venuto.
Così, i passatelli che la signora Brocchi aveva preparato per festeggiare l'inaugurazione della banca furono consumati in silenzio, senza nessuna gioia e nessun elogio alla cuoca. E troppo grande era il loro rammarico per accorgersi che in quel brodo fatto con grande amore c'era il gusto prezioso del cappone, della testina, della faraona, del manzo, della noce moscata che veniva da lontano e del formaggio stagionato di Parma. Scusate, sapreste dirmi dov'è la cassa? Ma certo, io sono il vice direttore. Sì, sì, e io il direttore. Sì. Venga, venga. Secondo. Di qua. Prego, si accomodi. È una sedia, porta. Sì, sì. Subito, ecco una sedia. Una sedia, su. Ecco. Fatelo accomodare. Allora, innanzitutto benvenuto alla Cassa di Risparmio in Bologna. Lei è il nostro primo cliente. E così, quel primo cliente di 150 anni fa permise attraverso il suo atto di fiducia la nascita di questa banca. Portò fortuna e ce n'era davvero bisogno. Già alla fine della prima giornata, a notte fonda, si registrarono 126 depositi per un ammontare di oltre 213 scudi. E positivo fu anche il bilancio alla fine del primo trimestre, con l'intestazione di quasi 1500 libretti a risparmio. E il lavoro aumentava per tutti, agli sportelli e soprattutto dietro, per coloro che dovevano far fruttare quel denaro che veniva loro affidato, mentre gli utili andavano destinati soprattutto ad opere di beneficenza. Il padre di Marta era morto da tempo e la madre, che lavava e stirava i paramenti dell'altare di San Petronio, riusciva a malapena a tirare avanti la famiglia. Marta ebbe 21 anni, poi 22, e il giorno delle nozze sempre si allontanava. Lei era ormai rassegnata a tal punto da non voler più vedere l'uomo che amava. E allora, Giovanni? Peggio di prima. È andata ieri da suo zio, ma lui si è messo a piangere miserie. Insomma, neanche un soldo. E perché non fai come me? Te la sposi lo stesso e te ne freghi della dote. Magari. Ma lei non vuole. E sua madre è peggio di lei. E c'è ragione. Una donna senza dote non vale niente. Però potresti parlare col conte. Magari lui ti potrebbe aiutare. Sì, perché il conte gli dà i soldi, Non c'è niente da fare. Sono anni che va avanti questa storia. E ogni volta che ci vediamo non fa che piangere. Poi la sua aspetta nel vino, Oh, se c'hai bisogno di soldi, c'è uno del fratello che basta che te lo presento io. Cos'è, uno strozzino? Beh, che male c'è? No, grazie. Quella sera, il conte e la contessa avevano ospiti austriaci a cena, ospiti illustri. Il nostro aristocratico padrone di casa apparteneva all'esiguo gruppo di coloro che si erano opposti alla fondazione della banca, ritenendo infatti che la tranquillità degli stati la si potesse ancora difendere mantenendo nella povertà e nell'ignoranza la povera gente. Concetti superati che il tempo stava spazzando via, ma al di là delle sue idee politiche, da anni era considerato il nobile più rincoglionito di tutta l'aristocrazia bolognese. Hai sentito cosa ha detto la contessa? Che sono molto sorpresi di aver trovato nello Stato Pontificio una situazione veramente tranquilla. Eppure presto li avremo tutti contro. Perché non gli dici della banca? Un'altra follia per complicare sempre di più le cose. Con questa mania di cambiare tutto, ce li stanno mettendo contro. Soprattutto i poveri. E così la contessa raccontò con dovizia di particolari la nuova istituzione, illustrandone soprattutto i pericoli. Credono di aiutarli, incoraggiandoli a risparmiare. Fra le tante follie, anticipano persino la dote alle ragazze da marito. Lei ha una bellissima moglie, più appetitosa della mia. Der Graf sagt, dass wenn die
Thomas, scendi la sede. A noi di Bologna, le straniere, ci sono sempre piaciute molto, 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 molto. Le ho sentite dire che hanno aperto un banco dove aiutano la gente come noi. E te ci credi? Ma non lo so se ci credo, ma domani ci vado. Vacci pure, a farti prendere per il sedere anche da questo. Ma io domani ci vado. Mi scusi, dov'è la banca? Di sopra, dietro il cortile. Dai, vai. Signora, socio. E lei attese, con la paura, con il pudore dei poveri, di quelli incapaci di pensare per sé le grandi cose, di quelli che si vergognano di sognare. Marta! E Marta fu felice in quell'autunno di oltre un secolo fa, e altri ancora lo furono. E ogni ora era buona per lavorare per i responsabili di quell'istituto che vedeva ogni giorno aumentare i suoi clienti. Ma non tutto era facile. Nell'agosto del 1843 vennero infatti messe in giro voci tendenziose sulla sicurezza dei depositi. La notizia portò il panico fra i risparmiatori più diffidenti, che si precipitarono a riscuotere i loro averi. Ma l'istituto era ormai solido e resse il colpo, superando la bufera. E altre crisi si ebbero nel 1848 e nel 1859, ma anche queste prove vennero superate grazie al sostegno finanziario offerto da privati, da enti morali e da alcune banche toscane. E il numero dei clienti aumentava, rendendo sempre più insufficiente la piccola e povera sede del Palazzo del Podestà. Così, il 12 agosto del 1868, fu posta la prima pietra di quello straordinario edificio che rappresenta ancora oggi la sede della Cassa di Risparmio in Bologna. In un tubo di piombo, racchiuso in un blocco di pietra murato nelle fondamenta all'angolo tra la via Castiglione e Farini, furono posti i documenti relativi alla costruzione, cioè copia dei disegni, varie monete metalliche coniate nel 1868 e una pergamena con i nomi dei responsabili della banca. Per la circostanza, ai 115 operai che lavorarono nel cantiere, venne aperto un libretto a risparmio di una lira. E tutti conoscevano ormai la Cassa di Risparmio, tranne forse la famiglia del nonno di mio nonno, che lavorava a Iano, sopra San Leo, in un piccolo podere di un certo Boldrini. Ma una domenica pomeriggio venne un cacciatore e chiese da bere per il suo cane, e raccontò al nonno di mio nonno della banca e delle possibilità che c'erano con molti sacrifici di comperarsi un pezzo di terra. Così tutti, e anche le donne di casa, si impegnarono a zappare, a seminare e a raccogliere per poter un giorno firmare quella carta che le avrebbe resi padroni. E dopo tante stagioni venne anche per loro quel giorno benedetto, e la nonna e la madre, le figlie ed il padre uscirono sull'aia camminando per la prima volta sulla terra che era diventata loro. E la vita della banca continuò negli anni a venire per decenni e decenni, superando guerre e devastazioni. Ed aveva compiuto già più di un secolo quando venne il grande giorno della mia prima comunione. La prima ad arrivare fu la signora De Santis con le sue due figlie che io amavo già disperatamente. La zia Miriam, alla quale l'oroscopo del giorno aveva predetto fortuna in amore, venne subito dopo, traballando come sempre sui tacchi. E poi vennero le tre cugine della mamma di Sasso Marconi, che avevano risparmiato troppo sui regali che mi avrebbero fatto per spendere quasi tutto nelle piume dei loro cappellini.
E venne la signorina Alvisi, che era la mia maestra di pianoforte. E vennero le tre bellissime figlie del generale Randaccio, che avevano sei fidanzati a testa. E vennero i signori Colliva, che la domenica precedente avevano fracassato un'Aurelia fiammante contro un povero platano di Viale Aldini. E arrivò il grande direttore d'orchestra Pedrazzi Mozzi, che era stato più volte fischiato a Ravenna e a Reggio Emilia. E lo zio Tini, che da un anno, sei mesi e 14 giorni, era stato assunto dalla Cassa di Risparmio in Bologna. E la mamma si era fatto fare un abito copiato uguale da quello di Loren Bocol. Aveva ordinato la torta più grande alla pasticceria Viscardi, che era la più cara, ma anche la migliore. E piacque a tutti, tranne al signor Colliva, che apprezzò molto di più gli aperitivi americani e ne beve tanti da essere nuovamente ricoverata al pronto soccorso del Sant'Orsola per una doppia lavanda gastrica. Finalmente venne il momento più bello della festa, quello dei regali. Antonio, beh, cosa fai qui da solo? Gioco. Senti, io ti ho voluto fare un regalo diverso, da uomo, guarda. Che cos'è? Questo è un libretto di risparmio. Vedi, Cassa di Risparmio in Bologna. E lo zio Tini tentò amorevolmente di spiegarmi il significato di quel dono, che all'inizio, lo ammetto, mi lasciò un po' perplesso. Ma spiegare una banca a un bambino è forse un'impresa disperata. E qui finisce il racconto di mio padre. Forse un po' confuso, forse un po' romantico, ma in gran parte autentico. E ora tocca a me continuare, perché io lavoro qua. Perdonatemi un po' di fierezza, ma da molti anni ormai siamo all'avanguardia nelle tecnologie, consapevoli che solo attraverso una struttura adeguata possiamo fornire servizi impensabili un tempo. Come ad esempio Carifast, che è un'apparecchiatura self-service. È rapidissima e consente ai possessori di una tessera bancomat di conoscere i movimenti dall'inizio del trimestre e il saldo del conto corrente. Eccolo qua il mio, vedete? E inoltre Home Banking, che da noi si chiama Banca Facile e che permette di collegarsi in tempo reale dalla propria azienda, ufficio, abitazione con la cassa per ottenere informazioni sui rapporti. Una banca ad operatività nazionale che si sta espandendo anche in termini territoriali. Gli sportelli dell'istituto sono presenti in 5 regioni dell'Emilia-Romagna. Ma non basta. Per essere sempre più vicini alla nostra clientela, uffici di rappresentanza sono presenti a Milano, Roma e Colonia. Ci consideriamo in sostanza una banca giovane e dinamica e particolarmente attenta all'evolversi del mercato. Ed è proprio per poter essere coerenti a questo impegno che da pochissimo abbiamo realizzato Tecnocentro. Ecco, sede dei servizi informatici e tecnici dell'istituto, il cervello della banca. Ma il rapporto con la nostra banca non si deve risolvere in una semplice relazione d'affari. Questo, ad esempio, è il centro sportivo e di rappresentanza della Cassa di Risparmio, che include 10 campi da tennis, dove ogni anno si svolge una tappa del circuito internazionale Nabisco Grand Prix. E qui possiamo utilizzare palestra, piscina, clubhouse e ristorante.
Inoltre, ci sentiamo impegnati perennemente in una lotta per la difesa e la conservazione dei grandi valori della tradizione, mantenendo vivo un rapporto con il nostro passato. Per questo la Cassa di Risparmio è un istituto sensibile all'importanza dei valori culturali e ha appositamente realizzato un centro, sede di collezioni d'arte e documentazioni storiche, dove si tengono mostre, concerti, conferenze. Ma non basta. Ogni anno offriamo il nostro aiuto a una serie di iniziative tese alla valorizzazione, al recupero e alla conservazione del patrimonio artistico del nostro paese. Tanti e tanti anni fa, un gruppo di uomini industriosi immaginò di poter aiutare altri uomini insegnando loro a risparmiare. Era un grande sogno che nessuno aveva mai fatto prima di allora. Ma loro lo fecero e con ostinazione lottarono per vederlo realizzato. Erano uomini che aiutavano altri uomini e il tutto cominciò una domenica d'ottobre con i primi freddi che scendevano dai colli attorno a Bologna.